rapina novantenne in ospedale, arrestata. L'anziana in piena notte ha scoperto una donna che rovistava nella sua borsa ed è stata strattonata. Autrice una piacentina di 33 anni fermata dalla polizia. Sequestrato e minacciato per 300 euro. Ore di terrore per un 34enne di Lugagnano, in mano a una banda di 4 malviventi. I carabinieri li hanno arrestati. Spese pazze con la carta carburante rubata. Ha processo il piacentino che aveva sottratto il documento a un'auto dei servizi sociali e aveva speso 2.300 euro in pochi giorni. Il comune si costituisce parte civile. Partito il triduo pasquale. Tutti i riti in vista delle festività del prossimo fine settimana. Via Venturini, la ZTL divide residenti e negozianti. Pareri discordanti sull'ipotesi avanzata dal comune di Piacenza, che comunque ha rimandato una decisione alla prossima amministrazione. Pazzo Piacenza a Roma. Avanti per due volte con Nobile e poi superati dalla Racing Roma, i biancorossi sono salvati da Silva che firma il definitivo 3-3. Questa sera tocca al Pro, Algarilli ospita il Como.